L'esordio di Bitetto al Fadini dopo il clamoroso pari di Campobasso, il Castelfidardo di Maurizio Lauro di nuovo in campo dopo la severa ma immeritata sconfitta nell'Infra Molisana con la gara con la grave assenza dello squalificato Giambè. Bitetto perde Ferrini, vede rescindere Campagnacci e allora il 3-5-2 con Fossati al suo posto e Danna scalato in difesa. Con le immagini riprese da Mario Giacchetta andiamo a vedere gli highlights. Subito brivido al primo, Bracconi svirgola, Ancinelli calzetta smanaccia sul filo di linea. Replica giallorossa che non si fa, tendere al dodicesimo una bella azione in verticale con De Cerchio che serve ottimamente Paudice che calcia debolmente però è anche malamente direi a fil di palo con deviazione di David. La gara è vivace con rapidi capovolgimenti di fronte e priva di inutili tatticismi. Si fa male Antonelli nel Giulianova e D'Antonio al suo posto, lui che sinistro non è, è tutto destro. Al 29esimo caso in area solo e indisturbato, strana traiettoria, intercetta Zetti ma poteva essere gestita meglio. 34esimo Paudice perde cerchio, il tiro a giro pulito ma fuori per pochi centimetri. 35esimo episodio in area bianco-verde, viene spinto e braccato, Celin proteste veementi ma Petrov è irremovibile per quello che poteva sembrare un calcio di rigore. Ancora Giulianova al 42esimo, ancora Paudice, posizione defilata, tiro pallonetto fuori dallo specchio della porta, gol mangiato, gol subito e nel momento migliore di giallorossi, un angolo bianco-verde, il tocco di Giampaolo, la palla nel sacco, vantaggio beffardo 0-1 e primo tempo in archivio. Ripresa che si apre con la dabbenaggine di Caso al terzo che indugia, perde palla per Bracconi che serve immediatamente Giampaolo, solissimo, per il quale il raddoppio è cosa facile, 0-2. Undicesimo, ancora difesa giallorossa in affanno, spazza male, raccoglie per Pepai che manca il bersaglio. 18esimo, Paudice in area, attaccato irregolarmente da Mataloni stavolta, Sebastian Petrov non ha dubbi e concede il penalty sul dischetto, lo stesso numero 11 che trasforma per l'1-2. Ma 5 minuti servono ai marchigiani per ristabilire le distanze. Angolo, sponda Bracconi, destro a giro di Puca e sfera nel sacco. La gara che di fatto finisce qui, va detto che il Giulianova continuerà a lottare fino al termine, ma campo pesante e soliti limiti tecnici ne limitano l'efficacia e a nulla vale il gol di D'Antonio sul filo del triplice fischio, se non a rendere ancora più amara la sesta sconfitta interna del Giulianova. Avete fatto un finale di gara in cui non si è vista la gara che avete disputato in Molise. Questo è un segno buono per voi? No, guardi, noi abbiamo una squadra, tutti i ragazzi, il più grande. Di età 22 anni. Sì, lo abbiamo il più grande che ha 28 anni, credo, l'unico giocatore più grande, il portiere, penso. E gli altri sono tutti ragazzi, quindi un vantaggio dal punto di vista fisico. Speriamo di averlo, però poi paghiamo in esperienza, in gestione della partita tante volte, in tante situazioni dove su un campo magari così contro una squadra un pochino più esperta per alcuni giocatori chiaramente, poi come rosa, anche loro è una rosa molto giovane, Giulianova, però poi a volte i giocatori le partite così più esperti, soprattutto all'inizio o verso la fine della partita, le gestiscono un po' meglio. Così era stato il primo tempo, poi dopo secondo me siamo usciti bene e alla distanza, ho detto, col doppio vantaggio, sempre tenuto, penso che la partita alla fine l'abbiamo vinta abbastanza bene. Mi dispiace prendere l'ennesimo gol, mi è piaciuto che erano arrabbiati al rientro negli spogliatoi, soprattutto il portiere, perché prendere gol anche a partita finita è sbagliato. Una parola sul Giulianova. Ma il Giulianova a me è una squadra che diciamo, preoccupava, perché comunque l'avevo vista, a parte conoscendola poco perché ha cambiato allenatore da poco, però l'avevo vista a Campobasso dove aveva fatto molto bene, aveva fatto forse la prima squadra che pareggia a Campobasso, che toglie punti a Campobasso in casa mi sembra, quindi aveva fatto un'ottima prestazione e alla fine aveva avuto anche una palla per poter vincere a Campobasso, era la partita che mi aspettavo onestamente di trovare.
e loro sono stati più bravi di noi nel primo tempo a interpretarla. Noi eravamo un po' troppo bassi con la linea, scappavamo troppo, e quindi mentre i loro difensori erano molto più aggressivi dei nostri, e quindi hanno preso campo e ci hanno messo in difficoltà, perché comunque è una squadra con giocatori esperti dietro, ma comunque tanti ragazzi bravi, secondo me, sia in mezzo che anche davanti, perché comunque c'ha dei buoni giocatori. Quindi è una squadra difficile da affrontare, e oggi è stato così, e penso che sia difficile un po' per tutti, sia qua ma sia anche fuori casa, perché è una squadra compatta e che ha, secondo me, delle potenzialità.